Ed eccoci arrivati a questo super big boy, Heathrow Airport. Sigla! Sicuramente è l'aeroporto più grande di Londra, dove si stima vi transitino circa 70 milioni di passeggeri l'anno. Le compagnie low cost qui sono praticamente assenti, essendo il maggior scalo internazionale della Gran Bretagna per voli a lunga tratta. Qui fa da padrona la British Airways, che dopo la fusione con Iberia ha spostato qui molti voli dall'Italia che prima atterravano a Gatwick. Come raggiungere Heathrow quindi in maniera economica? Ovviamente escludendo il taxi, il treno ed il bus. Heathrow Express sono dei treni che ogni 15 minuti partono da e per Paddington Station per una durata del viaggio di 20 minuti circa senza alcuna fermata. Non funziona tutta la notte, quindi conviene sempre consultare gli orari. Il costo è di circa 20 sterline solo andata oppure di 34 sterline andata e ritorno. Non consiglio di comprarlo, aspettate. Heathrow Connect sono dei treni che partono ogni 30 minuti da e per Paddington Station. La durata del viaggio è di 25 minuti per un costo di 9 sterline sola andata e di 19 andata e ritorno. Il prezzo è ragionevole, quindi lo consiglio. Non viaggia tutta la notte, quindi si consiglia di consultare sempre prima il sito internet. E poi, come dicevo prima, ci sono gli autobus. Una linea di autobus molto famosa è la National Express, che parte ogni 15-30 minuti di giorno e di notte e collega l'aeroporto di Heathrow con Victoria Station. Ci sono fermate intermedie ed il viaggio dura circa 40-60 minuti, durata che varia in base al traffico ed ovviamente di notte è un po' più rapido. Il costo del biglietto è di circa 10 sterline, super consigliato quindi. E poi c'è la metropolitana. La Piccadilly Line collega tutti i terminal di Heathrow con treni regolari ogni pochi minuti. Non viaggia la notte, quindi consiglio come sempre di consultare gli orari sul sito internet, è molto importante, altrimenti rimarrete al freddo inutilmente. Ci vuole circa un'ora per arrivare in centro a Londra ed il costo è di circa 5 sterline sola andata. Super raccomandato quindi. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube. Oppure se lo stai guardando da Facebook, mi raccomando, metti mi piace sulla fanpage e ricorda di cliccare il tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!